Che meraviglia! Ma io ero lì dentro da mezzogiorno e mezzo. Hai sentito tutto allora? Ma hanno messo. Sì, ho sentito anche durante la pubblicità una ragazza che si lamentava di non aver fatto la foto con Biagio Antonacci. Te la presento. E te hai detto falla con Pieraccioni e lei ha detto ma che me ne frega a me dei Pieraccioni, è meglio Biagio Antonacci. Chi è? È lei. Oh, a ragazzetta, ma vogliamo scherzare? Grazie. Perché lei lo... ora ci si fidanza, se sì, ci si ribacia, ci si fidanza. Sì. L'ho incontrata nel corridoio e lei infatti gli ha detto l'amica, vai, vai, fatti la foto con Pieraccioni, ma che me ne frega, gli ha detto. Io voglio Biagio Antonacci. Anche a te. Anch'io. Grazie. Sì, sì, aspetta, ridillo. Ti voglio tanto bene, sei molto simpatico. E... ma vuoi più bene a me o a Biagio Antonacci? Adesso a te! Adesso a me! Ti sento. Grazie, fammi andare però, fammi andare! Occhio che la Clara se ti prende non ti molla più! Che meraviglia! Come stai, Fialdini? Ho tutto bene? Ho fatto i capelli, no, Leonardo. Ecco, allora, qui è vero? La giornata... Che ha fatto i capelli? Scusa, ma e tu parli te con questa barba incredibile? E che ho fatto? No, ma per non mettermi a mio agio, ero fuori, è arrivata, ha fatto così. Ma che t'ha fatta la pelle? Ma come che ho fatta la pelle? C'hai la cresta, c'hai... No, c'ho una testa. La testa per ora c'hai ce l'ho dal 1965. Ma fai bene avere sta cresta. Sei tornato col quindicesimo film e pum! Pum! È andata pare bene, parecchio anzi. Andar bene. Pare parecchio andar bene. Sono venuto per te, per la signora, per Biagio Antonacci, ma soprattutto sono venuto a ringraziare tutti coloro che stanno andando al cinema, gli sta piacendo. Un film un pochino particolare, ci tenevo particolarmente perché dopo 15 film, alla mia età, a 41 anni, ho pensato... Ho pensato che era il momento giusto di spalancare. Me la fai dire, questa me la sono preparata. In tutti i film ho spalancato. Nota, calma. In tutti i film ho spalancato solo una finestrina sui sentimenti. Sì. All'età appunto di 42 anni ho pensato al quindicesimo film di spalancare un portone, raccontare le famiglie come non avevo mai fatto. In ogni famiglia c'è una credine, in ogni famiglia c'è un non detto, in ogni famiglia c'è qualcosa che bisognerebbe riuscire a sciogliere e questo è il film. L'applauso parte quando uno si dilunga, l'ho capito, fanno partire, dice vabbè, l'hai detta, ora basta. Però io ho letto che eri anche un bel po' preoccupato perché stavi proponendo una storia che insomma non è usuale per te. È una storia audace, era nel cassetto proprio Storie Audaci perché un mio amico di Livorno mi disse tu devi fare la storia, è una storia ispirata a una storia vera, devi fare questa storia di questi due fratelli il cui padre, morente, quasi non vedente, gli disse non siamo stati una grande famiglia, non siamo stati coesi, non abbiamo mai fatto insieme qualcosa che dovevamo fare, soprattutto il viaggio a Parigi. Sti due matti nel 1982 lo presero, lo misero nella roulotte e incominciarono a viaggiare dicendo finalmente andiamo a Parigi. Ma non potendosi allontanare dall'ospedale dove gliel'avevano consegnato in dimissione protetta, incominciarono a girare convinti che arrivati sul cucuzzolo della montagna, le luci in fondo di Pisa potessero ricordare la Villa Lumière e così fecero. Dopo 7, 8, 9 ore arrivarono lì, il padre si aprì in un sorriso che non gli avevano più visto fare da tanto tempo, guardò ste lucette e disse Parigi è meravigliosa. Loro, aspetta con l'applauso, te lo dico io l'applauso, non è finita, quando partì. Perché c'è il finale. Sì. Loro non hanno mai capito se lui aveva creduto davvero di essere arrivato a Parigi oppure a questa carezza, a questo abbraccio che gli avevano fatto i loro figlioli, era per lui comunque un viaggio straordinario. Ora l'applauso. Senti, Leonardo, hai detto che c'hai 42 anni. Non ci han creduto tanto. Che c'ho 42 anni. Sì, allora vediamo cosa sa la gente di te o quello che crede di sapere. O vediamo.
Chi è che non conosce Leonardo Veraccioni? Toscano sicuramente. Forse okay. Firenze? Prato esiste, è in Toscana, sì. Credo abbia sulla quarantina, 45. 55, se non di più. Potrebbe essere sui 60. Sì, sì, si porta bene gli anni. È sicuramente un bell'uomo. Così, così, sì, non è proprio il mio genere, però sì. Secondo me è un tipo giovanile, sì. Nella vita Leonardo Veraccioni è un grande attore, un attore storico per il cinema italiano ormai, no? Attore. E regista. Regista anche, ok, non lo sapevo. Come apre bocca già mi viene da ridere. Credo abbia fatto una trentina di film, 40, 50 proprio se ci vogliamo allargare. Una moglie bellissima, sicuro. Ti amo in tutte le lingue. Sicuramente io e Marilyn. Ah, il paradiso all'improvviso. Fuochi d'artificio. Mi ricordo quello con le ballerine del flamenco. Come si chiamava quello che faceva taratatatata? Il ciclone. Piripi. Allora, il Piripi mi ricordo. Piripi. Che ce l'hai, grazie e vinci, te? Che carino, guarda che carino. Andiamo. Andiamo, andiamo. Cosa tagliamo di questa biografia? Andiamo, cioè, a dire, è vero o non è vero? Ci hanno preso, non ci hanno preso? Hanno preso tutto, non ho fatto 40 film, come diceva, non ho ancora 60 anni, non ce n'ho però, è vero, neanche 42, una via di mezzo, siamo a 58. Il 17 febbraio? Il 17 febbraio del 65 sono nato, per cui il 17 febbraio ne farò 59, giusto? Te che sei laureata in matematica. Leonardo, dimmi. Quando aveva i capelli lunghi, sì. Non come adesso, ha fatto il falegname. Sì. Ha fatto il carabiniere. Sì. Ha studiato dattilografia. Sì. O che mi manca? Nulla, perché quando io bocciavo a scuola, per farmi capire i miei genitori che la vita di coloro che non studiano all'epoca, si sta parlando appunto degli anni 70, poteva essere una vita faticosa, mi mandavano a fare il falegname, non sapendo che mi piaceva da morire, per cui io non ti dico che bocciavo quasi apposta, però non mi dispiaceva, anzi quell'odore di coppale, poi quando ho fatto Il pesce innamorato ho raccontato proprio la storia di un falegname che scrive un libro di grande successo, e per cui insomma avrei fatto il falegname, ho fatto anche il venditore, questa ti manca, ma manga con la G. Ti manca è il venditore di telefoni, porta a porta, i primi telefoni. Davvero? Con l'altoparlante, pensa, stiamo parlando. E io arrivavo e facevo la dimostrazione. Signora, vedi, me la ricordo ancora, quando lei fa da mangiare, può parlare con la sua sorella, pigia questo bottoncino e senza tenere la cornetta a mano, parla così. Lo vuole? No, e andavo via il mio telefonino. L'ho venduti tre. Una settimana. Andavo in tram con questo telefonino, facevo... No, che meraviglia. E poi il caldaista, l'hai detto? No, ho fatto un corso da caldaista, per cui se a casa ti si rompe la caldaia. E allora io arrivo stasera, io e la signora, capito? Lei mi regge la giubba e io ti raccomodo tutta l'acqua calda e l'acqua fredda. E il magazziniere? Magazziniere l'ho fatto 5 anni. Quando il giorno poi sono andato, siccome Cecchetto mi aveva chiamato a fare DJ Television su Italia 1, ho chiesto 6 mesi di aspettativa. Quando sono andato dal mio capo a dirgli prendo l'aspettativa, hanno fatto una festa che è durata 3 giorni e 3 notti, perché non ero un granché come magazziniere. Anche perché... Ma come? Perché no, ti spiego. Il signor Carlo Conti lavorava in banca, sì. E io invece di fare le mie cose, lui anche, si faceva un programma il lunedì sera che si intitolava Succo d'arancia, per cui ci si mandava con i fax, c'erano ancora i fax ovviamente, le scalette. Il martedì, siccome si faceva tardi il lunedì, io telefonavo, per cui anzi gli mando un bacio al mio capo di allora, gli telefonavo anche a maggio, giugno, dicendo guarda non vengo perché da me ha nevicato, capito? Perché ero un pochino stanco, si era fatto nottata, però mi hanno voluto bene. Quando ho confermato che non sarei tornato, la festa allora è durata una settimana. E tutto quello che lui non vi ha detto ve lo dicono i due carissimi amici, ma dopo la pubblicità. C'ho un documento speciale, speciale. We'll be right back.
ci stava raccontando un po' quello che secondo lui noi non sappiamo della sua vita. Però adesso noi andremo a scoprire tutto quello che di lui non immaginereste davvero mai. Mandiamo questo filmato. Ma sei sicura che sia interessante? Perché parla due amici carissimi tuoi. Davvero? Poi non so se dopo questo filmato continuerete, ma... Vediamo che cosa dicono e chi sono soprattutto. Firenze, città d'ingegni arditi. Io Leonardino Pieraccioni lo conosco da più di 40 anni e so delle cose su di lui pazzesche, pazzesche. E chi c'ha la sua francese? E qui abitava Leonardo Pieraccioni, in via della Mattonara. Io venivo a prenderlo con la mia macchina e uscivamo e andavamo a conoscere ragazze. Però lui non rimediava mai nulla, chi rimediava ero sempre io. Ero io il vero ciclone, lui era un venticello di primavera. Senza ombra di dubbio, Leonardo è il campione del mondo di pigrizia. Io sono come lui, è il numero uno al mondo. Pensa, si è comprato la bicicletta elettrica e l'ha mollata, non penso una volta. In casa c'ha un tapirulan spettacolare, credo che sia ancora in celofanato. Poi fatevi raccontare della ciaspolata che si è fatta io e lui in montagna. Fatelo dire, se se lo ricordi. Leonardo, lo sapete, è una buonissima forchetta e gli piace moltissimo mangiare, soprattutto con gli amici come me. Infatti molto spesso si va nei ristoranti quando lui scende dalla sua grotta. Ristoranti dove si cucina la cucina toscana. L'ippoletta, un altro piatto si chiama costina toscana. Invece un altro, bistecca fiorentina. Luigi, chi paga? Senti, Pieraccioni più povero, sì? Tu più ricco, però bisogna pagare te. E quindi avete capito perché? Pieraccioni? Povero. E io? Ricco. Sì, che pago io per aiutarlo perché poverino è anche sottopeso adesso, poi c'ha l'uscita in film, deve fare bella figura. Oh, Gianfranco. Mi dica. Lo sai cosa facciamo io, Leonardo, su questa panchina? Non lo voglio sapere. Parliamo dei massimi sistemi universali. Chi? Io e lui. Che lui capisce, sa, non è capisce. Non sembra, ma capisce, capisce. Cioè, vi comprendete? Certo. E poi lo sai cosa facciamo? No, no. Diamo da mangiare piccione, perché lui è un tipo molto sensibile, sai? Altruista? Sì. Ma tanto lo aspettiamo noi qui su questa panchina. Sì, lo so, è uscito il film e poi sta fermo altri due anni. Una pigrizia totale. Aspettiamo. Ora, io voglio sapere come vi è venuto in mente di andare da questi due. Vabbè, non mi viene l'aggettivo, no, però carini. No, carini perché mi hanno fatto rivedere via della Mattonaia dove stavo, Giardino d'Azeglio, hanno raccontato della mia pigrizia, la verità della mia bicicletta elettrica che poi ho finito la prolunga sicché non sono più andato. Ma che è successo con quella ciaspolata? No, la ciaspolata non si può dire perché siamo su Rai 1 in diretta, però insomma è stata una ciaspolata importante perché... Ci sono i fisici adatti allo sport, a camminare, e i fisici invece da telecomando. Io sono il secondo sicuramente, per cui tutto quello che è sport. Sono andato a giocare, adesso va molto di moda il paddle, questa cosa. Sì. Però sono andato già, prima di tutto bisogna... Ho scoperto una cosa che mi sono messa a piangere. L'ora del padel è un'ora e mezzo. Perché io guardavo l'orologio come a scuola. Quando ho visto 50 minuti ho detto sta finendo questa cosa terribile. Invece mi hanno detto dai forza facciamo un'altra. Mi sono buttato in terra chiaramente. Quindi noi pensiamo che un regista, un attore famoso, importante come te... giri sempre il mondo, invece gira il divano. Giro il divano, c'ho due televisioni. No, giro la testa perché c'ho due televisioni, una lì e una di là. Per cui guardo un po'. Guardo te lì e poi guardo un canale dove c'è la Fiorentina che gioca, queste cose qui.
però sono abbastanza, sono abbastanza severo sotto questo punto di vista, cioè non voglio che il mio corpo, quando va il corpo va restituito prima o poi, gli va restituito stracco, gli va restituito grasso, gli va restituito con il colesterolo alto, ma te scusa, devi prepari tutto il corpo, tanto gliene devi rendere, ma che te ne frega diamoglielo sgaragnato. Voce del verbo sgaragnare. Va bene. Sai, nonostante questo ti si vuole tanto bene, poi grazie. C'è qualcuno che te ne vuole ancora di più. Sì? Chi tipo è? Lui, che insomma alla fine... C'è un altro video? C'è un altro video. Se sei iniziato con questi incostalli... Cara Francesca Ferdini, è per me un onore poter intervenire nel tuo programma che io tutti i sabati guardo. Tutte le domeniche guardo, so che c'è lì da te Leonardo, mio grande amico, l'uomo a cui io devo tutto, quindi lo saluto, spero che lui stia raccontando delle cose belle di me, perché io sono un uomo un po' marcio, ma buono, bravo e bello, insomma bello dentro, come invece tu sei, cara Francesca, bella fuori, oltre che essere bella dentro. Cosa sto dicendo? Vabbè. Comunque, Leonardo, ti saluto, ti ringrazio di tutte le volte che mi chiami nei tuoi film, spero un giorno di coronare il mio sogno, di fare una parte in un tuo prossimo film femminile, per potermi accoppiare con tu, che sei un bell'uomo. No, ma... Allora, c'è un cambiamento radicale in quest'uomo. Sì. Noi ce lo siamo sempre ricordato fino a qualche anno fa, un po' lucignolo. Ce lo siamo ricordato, un ragazzaccio di periferia che usciva la sera alle 9 e tornava alle 9 della mattina. È diventato una sorta di prete laico, vive in questo paesino che si chiama Cireglio, vicino a Pistoia. Con l'angelo se ci passate, custode. Con l'angelo custode suo, che la moglie, che l'ha prelevato da chissà dove. Vive in simbiosi con il figlio, che è questo ragazzo peloso che gli assomiglia anche parecchio, ha il terrore, visto che ha scritto anche una sceneggiatura molto importante del film di Garrone, ha il terrore di entrare nella cinquina perché gli tocca andare a Los Angeles e non gli fanno portare Lucio. Il canino, capito? Sicché lo voglio dire apertamente che rema contro la cinquina. Perché non vuole lasciare lui. Ma perché allora un uomo così probo ormai, così buono, così convertito, così gli hai fatto fare una parte, cioè la cattiveria? Perché in questo film pare parecchio Parigi, c'è, siccome questo viaggio è un viaggio attraverso anche i buoni sentimenti, in ogni favola c'è sempre un cattivo, c'è sempre in questo caso qualcuno che ti vuole mettere proprio letteralmente il bastone tra le ruote. Lui, insieme all'attrice Gianna Giachetti, meravigliosa attrice, rappresentano la cattiveria, rappresentano quelli che, senza poi avere un'evoluzione, perché di solito chi parte cattivo poi improvvisamente diventa buono, in questo film loro cattivi sono, cattivi rimarranno, però dei cattivi folcloristici, dei cattivi che alla fine tu gli vuoi bene, perché poi alla fine della fiera nei film ogni tanto questi cattivi puri tu li ami, perché tu senti che raccontano delle cose vicine a noi, perché noi insomma tutto quello di bello che ci stiamo raccontando ce lo raccontiamo anche durante la pubblicità, perché non siamo solamente questi, siamo anche gente abbastanza non ti dico feroce, ma che ha il punto della situazione in mano. Non so chi ha detto, che ho detto l'ultimo, gli ultimi 25 secondi è come il giro del maneggio. Brava. Anticipazione del film Pare parecchio Parigi. Sì, va bene, babbo, è vero. Ci siamo un po' persi di vista, dai, forza. Ma poi, d'altra parte, se tu ci pensi bene, qual è la famiglia dove tutti vanno d'accordo con tutti? Su, dai, vieni. Brindiamo col Pernaloc e io con l'acqua tonica. Bernardo, tu non sai quante cose non ho fatto. E c'è una cosa che dovevamo fare tutti insieme e non l'abbiamo fatta. Un vi
un vino. Cazzo c'entra il vino? Un viaggio. No, ho capito che cosa intendi. Sì, un viaggio a Parigi tutti insieme. Quante volte l'abbiamo detto? Sì. Quante volte l'abbiamo fatto? Mai. Vabbè, che ti devo dire? Dai, forza, prendi il pernalocca e facciamo un brindisi a Parigi che non c'è nella nostra vita. Guarda, devo dire una cosa, Nino Frassica, che è un attore meraviglioso, un attore comico puro, che io ho sempre seguito, anzi mi faceva, si ritorna al discorso del magazzino, quando ero magazziniere, mi faceva far tardi la notte perché lo guardavo nei programmi meravigliosi di Arbore, è un comico puro che... A tutti i colori, però, anche dei comici cosiddetti drammatici. Viceversa è difficile un attore drammatico sappia fare il comico. Invece, nella tavolozza dei colori, i comici ce li hanno tutti. E qui devo dire che, grazie a lui, grazie alla meravigliosa Bevilacqua, alla meravigliosa Francini, che purtroppo ora arriva, e io smetterò di parlare, perché tu sai, io ho perso l'uso dell'orecchio destro, perché durante le riprese lei mi stava a destra. Non è che la Francini parla, la Francini non smette di parlare e parla un'ottava sopra sempre. Facciamola entrare! No, non la facciamo entrare! Io c'ho una... Sono andato, ho detto, ma che c'ho una cufene? No, mi hanno detto, te hai lavorato con la Francini? Sì, è la Francini che ti ha fatto perdere l'uso dell'orecchio.